Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del Coach. Oggi vediamo un esercizio per glutei tonici, secondo me fantastico da eseguire anche a corpo libero. Sono tante le persone che magari hanno delle problematiche articolari, che magari si allenano in casa e non hanno la possibilità di fare i grandi big per andare ad allenare i glutei, no? Quindi lo stacco, gli squat, l'hip thrust, eccetera, no? Considerate che ci sono tanti esercizi che vi permettono un ottimo coinvolgimento dei glutei e quindi vi permettono, se vi allenate in casa, di andare a fare degli esercizi altrettanto utili e funzionali per questa zona del corpo. Ecco, in primis, un esercizio che ci tengo e faccio fare spesso alle persone che alleno è lo squat bulgaro. Prima di fare lo squat bulgaro è bene però aver imparato a fare in primis gli affondi, quindi classici esercizi di affondi, riuscire ad avere anche un buon controllo del gesto. Poi potreste anche pensare di andare a fare degli affondi statici, no? Che sono una versione semplificata dello squat bulgaro. Lo squat bulgaro pone più difficoltà perché prevede di mettere il piede posteriore messo dietro su un rialzo. Potrebbe andar bene una panca, uno step, un rialzo di 15, 20, 30 centimetri che vi possa dare la possibilità di fare questo esercizio alla perfezione. Io adesso lo faccio con la panchetta, quindi abbiamo un piede messo anteriormente, l'altro piede posto posteriormente. Ecco, possiamo andare a mettere il piede posteriore o in appoggio plantare in questo modo. L'esercizio in questo caso risulta un po' più facile perché quando abbiamo l'appoggio plantare, il piede, sulla pianta del piede ci sono tanti organuli che ci aiutano nell'equilibrio e ovviamente in questa posizione qua spingiamo, quindi è più facile spingere. Se vogliamo togliere l'aiuto della gamba posteriore, possiamo andare a metterci sul dorso del piede, perdiamo tutti questi aiuti di cui vi ho accennato. Quindi da questa posizione all'inizio potreste anche mettervi vicino una sedia, un qualcosa che vi permetta di agevolare l'equilibrio, altrimenti potete guardare un punto fisso, le mani potrebbero stare ai fianchi o perché no prendere anche una zavorra, dei manubri, e da questa posizione ci abbassiamo e poi ci risolleviamo. Importante cercare di pensare che il movimento venga inginocchiandoci e il bacino va all'indietro, in questo modo il ginocchio posteriore va vicino al pavimento e di qua con forza mi risollevo. Ecco, evitate di spingere troppo avanti il ginocchio perché questo carica maggiormente sull'articolazione. Squat bulgaro, esercizio secondo me top per glutei tonici. Come andiamo a farlo? Possiamo andare a farlo in mille varianti da un punto di vista di serie ripetizioni. Se siete agli inizi lo potete prendere come esercizio per la forza, quindi potete andare a gestire poche ripetizioni con dei recuperi più lunghi tra una serie e l'altra. Ovviamente dovete fare prima da un lato e poi subito dall'altra, quindi 3 ripetizioni, 4 ripetizioni per 3-4 serie va benissimo per dare forza ai vostri arti inferiori, ai vostri glutei. Vogliamo renderlo più un esercizio per dare volume, tonicità ai nostri glutei, possiamo giocare sulle ripetizioni un po' più alte, quindi 8-10 può andare benissimo, 3-4 serie, recuperi incompleti di un minuto e mezzo e vi assicuro che lo squat bulgaro può essere un grande alleato per i vostri glutei tonici. Ecco, continuate a seguirmi, spolliciata per il Coach, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, ci si vede sempre qua con nuovi contenuti ogni giorno. Un saluto, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!